Ciao, allora, nuovo makeup tutorial, questa volta ispirato ad un trucco che ho visto durante i Billboard Awards di quest'anno, che è stato una decina di giorni fa, e indossato da Selena Gomez, non durante l'esibizione, ma durante il red carpet, insomma, durante la serata, ma non durante l'esibizione, credo che l'abbia modificato un po'. Quindi il trucco con questo eyeliner molto marcato, allungato, le labbra rosa, mi è piaciuto davvero moltissimo, anche perché non ci vuole tanto, è sicuramente d'effetto, ma allo stesso tempo non è complicato, non ci vogliono tantissimi prodotti. C'erano diversi trucchi che mi hanno colpito, anche quello di Taylor Swift era molto carino, però questo, probabilmente tra tutti quelli che ho visto, questo era quello che mi è piaciuto di più ed era un po' più particolare rispetto agli altri. Sì, lei è molto carina, poi ha questo viso, un tondo perfetto, no, di solito ce l'ovale perfetto. Io trovo che sia proprio davvero molto, molto carino, poi sì, molto. Vabbè, lei è giovanissima, quindi. La trovo molto carina, anche durante l'esibizione era molto bello il trucco che indossava. Come al solito troverete la lista di tutti i prodotti utilizzati sul blog, metto il link qui sotto. Quindi adesso vi lascio il tutorial e vediamo cosa ho combinato. Comincio coprendo l'occhiaia, questo è il No concealer del dottor Perricone. E dopo applico una base. Lei ha il viso, la base opaca, matte, quindi ho steso un fondotinta che resta opaco. Ovviamente poi ho opacizzato il viso e fissato la base con la cipria in polvere Cannes. Per ottenere una linea di eyeliner, di matita dritta, farlo nella maniera più veloce e facile possibile, potete utilizzare un pezzo di cartoncino, un biglietto da visita, lo scotch, preferibilmente lo scotch di carta, e andare a utilizzare, magari provate prima e poi applicate appunto l'eyeliner o la matita. Una matita, io ho scelto una matita piuttosto morbida, anche perché è semplice e facile da sfumare. Sulla palpebra ho applicato un semplicissimo ombretto nero opaco. Per ottenere un effetto, una linea più appuntita, io ho utilizzato l'eyeliner liquido. L'importante è eliminare bene l'eccesso e stare come al solito molto attenti. Se volete, potete utilizzare una matita un po' più rigida. Quella che ho utilizzato fino adesso, l'ho detto, è morbida, quindi un po' più rigida e bene appuntita, ovviamente. Non fatevi male.
utilizzo la terra abbronzante del duo contouring della Elf. La utilizzo per fare un po' di contouring, ovviamente lei ha un colorito più scuro, ha una carnagione olivastra. Anche il blush fa parte della stessa palettina ed è un blush, lo applico anche in maniera molto delicata, un blush rosa pesca. Il rossetto è rosa e sopra ho applicato un gloss dello stesso colore, molto lucido. Ed è tutto, come al solito spero che vi sia piaciuto, un bacio, ciao!